Amiche, ben ritrovate sul mio canale. Stasera video unboxing. Finalmente è arrivato il mio pacchetto dalla Bid Park per la collaborazione. Ovviamente io ho già aperto tutto perché non resisto mai. Sono talmente curiosa che devo subito aprire e vedere, insomma, se il pacchetto c'è tutto quello, insomma, che era all'interno della collaborazione. Poi sono curiosissima anche perché in questo caso ho acquistato degli elementi in abalone, in conchiglia, che sono veramente bellissimi, e quindi io ero stra curiosa. Passiamo subito al dunque. Ovviamente loro inviano sempre una lista di tutti i prodottini. Il pacchetto è arrivato penso in una decina di giorni, velocissimi a mio avviso, visto il periodo. Quindi niente, Bid Park è un e-commerce di Hong Kong. Ho già fatto altre collaborazioni con loro e mi sono trovata bene. E questa volta ho deciso di cambiare genere di materiali. Soprattutto sono molto soddisfatta di questi elementi in abalone, che passo subito a mostrarvi. Anzi, vi comincerò a mostrare prima le cosine per la resina. Allora, andiamo. Ovviamente vi metterò giù nel video tutti i link relativi ai vari prodotti. Allora, ovviamente tutto imbustato col pruriball in modo perfetto, perfetto, perfetto. E io ovviamente poi ho aperto e ora vi vado a mostrare nel dettaglio le varie cose. Spero insomma che troviate questo video interessante. Prima di tutto vi mostro l'errore che ho fatto. Ho messo nel carrello per la collaborazione questo prodotto e non mi ero resa conto che era un teschio. Cioè, io odio i teschi. E il bello è che ne ho presi anche due, li darò a Marti per fare dei portachiavi. Ne avevo presi due perché in genere quando prendo i cabochon ne acquisto sempre due per volta. Questi erano in saldo, li ho pagati. Non ho pagato una collaborazione, ovviamente mi inviano i materiali in modo gratuito per farmeli visionare, per farmeli recensire, e io poi farò dei tutorial con i materiali ricevuti e quindi ricevo tutto in maniera gratuita. Questo è giusto dirlo. Quindi questi due, errore, errore, errore. Questi due invece sono corretti, sono degli altri stampi per cabochon. Questo è il pacchetto, già ne contiene due, come vedete. E sono degli stampi, ne apro uno, ve lo faccio vedere. Ecco qua, sia per loro sul sito scrivono sia per bicomponente che per resina UV. Ovviamente io proverò ad usarli in tutti e due modi sperando di non fare disastri. Sono due e vedete, sono con il cavalluccio marino. Volevo realizzare qualcosa di carino, eventualmente un cabochon, e poi dopo incastonarlo. Quindi questo è giustissimo, insomma, ci piace, ci piace. Dopodiché ho preso altri stampi, leviamo di mezzo subito la resina, questi che io trovo adorabili, adorabili, adorabili. Questo è il codice del prodotto. Anche in questo caso ne ho presi due perché questi stampi hanno non gli elementi a doppio ma singoli, e quindi se volessi realizzare per esempio degli orecchini con questo elemento, ovviamente dovrei farli due volte, invece prendendo la coppia ho già le coppie di elementi fatti. E guardate quanto sono delizioso: albero della vita, farfalle, questi elementi un po' così. Secondo me sono deliziosi sia da soli, tipo questo, oppure tipo questi qua, come se fossero dei connettori. Insomma, questi cercherò di fare qualcosa di carino, eventualmente abbinato poi all'abalone. Non lo so, ragazze, ci provo. Ora vi mostro subito, insomma, il resto degli elementi. Quindi questi veramente secondo me sono validissimi, spero che il risultato poi sia ottimale.
Poi ci vediamo nei prossimi giorni e andiamo subito a sperimentare. Dopodiché ho preso, va bene, questa in realtà era una cosa di cui mi è sempre mancato, un calibro, ne avevo uno di metallo ma non l'ho più ritrovato e ne volevo uno piccino piccino, giusto a volte per le dimensioni dei rivoli, di alcuni elementi particolari e quindi ho deciso di prenderlo. Ah, dimenticavo, questi ovviamente sul sito continuano, non vi dico tutti i prezzi, ve li dico orientativamente, io molte cose le ho prese che erano per esempio a metà prezzo. Questi per esempio l'ho pagati intorno, pagati, me li hanno inviati, però li ho messi nel carrello che venivano intorno ai 2,50 euro. I cabochon intorno ai 50 centesimi. Quindi quando andate sul sito, di cui poi vi metterò il link giù nell'info box, controllate sempre perché molto spesso loro mettono degli sconti, come nel periodo in cui io ho fatto l'ordine per la collaborazione. Dopodiché vediamo, vi mostro. Oddio, mi sono persa qualche pezzo per la strada, secondo me. Sì. Aspettate. Alla ricerca della bustina perduta, era qui, ma era finita sotto il telo qui e quindi non lo trovavo. Ecco qui. Questi sono degli elementi in acciaio. In acciaio con l'albero della vita e volevo realizzare un braccialino, insomma dei braccialini semplici oppure utilizzarlo come connettore per degli orecchini. Sono in acciaio e sono 5 pezzi e mi pare che venissero intorno all'€1,40. Sono veramente deliziosi e poi fatti veramente bene. E poi l'importante e che siano d'acciaio, perché se poi uno ci mette delle pietre e ci mette dei moschettoni, dei terminali in acciaio, peccato poi se non fossero in acciaio gli elementi si scambiano, quindi cerco sempre di vedere materiali insomma abbastanza buoni, quindi questi bellissimi. Dopodiché passo a questo è un filo di perle di fiume, color rosato. Voi lo vedete di un colore diverso, ma è molto, lo vedete più che viralpesca, ma è proprio invece un bel rosa e sono deliziosi. Anche questi li ho pagati al 50%, mi sembra intorno, non li ho pagate, me ne hanno date. Li ho messi nel carrello. Insomma, veniva il filo intorno ai 3,50 euro e sono veramente carini e li immaginavo intervallati, ecco, per realizzare un bel braccialino, casomai con la tecnica dei nodi o qualcosa di simile. Bene, volevo metterlo nell'altra bustina, quindi queste sono le perle e ci sono tantissime perle sul sito, però io sono sincera, ne ho. Mi piacevano di questo colore perché mi piace questo colore abbinato con l'abalone, che finalmente vi vado a mostrare. Vi mostro per primissimo 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 questo elemento in abalone conchiglia, questo è il codice e io lo trovo delizioso anche per realizzare una collana intervallato sempre casomai con la tecnica dei nodi un po' etnica, non so se riuscite a vedere. Oddio. Ecco qui. Questo è il retro. Secondo me, con un po' di perle e mezzi cristalli, una collanina semplice, secondo me è delizioso. Non so ancora cosa ci farò quando faccio le collaborazioni all'interno degli ordini, ovviamente mi studio mentalmente delle idee, ma poi casomai strada facendo le cambio. Però, insomma, ve le metto tutte qui per farvi capire più o meno come mi muovo. Altri elementi in abalone. Questi sono veramente bellissimi e costicchiano, nonostante io li abbia in quel momento, mi sa che erano in sconto. Comunque, bla 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 bla, sto cercando sulla lista, non mi ricordo quanto venivano. 8 euro, 5 pezzi in abalone, 8 euro, però
ragazzi, hanno una placcatura in oro 18 carati, quindi voglio dire, non sono prodotti scadenti, ma valgono quello che costano. Ora vi faccio vedere, quindi hanno il foro e io li trovo deliziosi. Di sicuro una coppia di questi saranno i miei per realizzare degli orecchini eventualmente con delle perle barocche, boh, non lo so, non ne ho idea, però sono veramente belli. Quindi ovviamente la balone su tutte e due le facce, poi uno sceglie la faccia che più piace. Sono, insomma, sono questi ed io li trovo veramente deliziosi, anche, vedete, intervallati, insomma, con il rosa. Io trovo che l'abbinamento rosa verde, che è anche all'interno della balone, di una finezza e di un'eleganza incredibile. Quindi, se ovviamente non potrò girerò solo due video in collaborazione con loro. Con dei tutorial, però ovviamente quando li utilizzerò saprete dove li ho acquistati e comunque dove li ho acquistati, dove li ho presi e dove mi sono stati regalati, e secondo me sono veramente belli. Ancora a balone, e queste sono delle gocce, sono 10 pezzi. Ed anche queste costicchiavano un pochino. Mi sembra che venissero, erano scontate del 50 intorno ai 5,50 euro. Sono delle gocce, il foro passante è qui, ma queste io le incastonerò o a soutache oppure al bead embroidery. Io quando ho visto questa balone, lì ha preso senso la collaborazione e ho detto no. Andiamo incontro all'estate, ormai estate inoltrata, però io adoro la balone, adoro la conchiglia, le screziature, e quindi l'ho preso e sono veramente molto 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 contenta, veramente. Secondo me i prezzi sono top. Poi non lo so, forse mi sbaglio, però secondo me sono perfect per questa qualità, cioè non sono, io ci tengo perché comunque vi mostro anche lo spessore, hanno lo stesso spessore, sono dritte, non sono frastagliate, non hanno sbeccature, cioè sono secondo me delle gocce in a balone very good, very very good. Questo è il codice. Poi ancora due prodottini e poi abbiamo finito. Poi ho preso queste pensando che fossero piccine, sempre in abalone, questo è il codice, pensando che fossero piccine, arriva tutto, vedete, imballato, bustina, blu ribbon, per metterle al di sopra del soutache. Quindi staccare le monachelle e utilizzarle come elemento per degli orecchini a soutache, ma ovviamente sono grandi. E quindi direi che le smonterò e le utilizzerò come centrali per un ciondolo, per delle collane, perché io poi può darsi anche che le indossi, delle farfalle così, così grandi. E queste sono a balone e platino, cubic zirconia, e sono veramente belle ed erano, mi pare, quando le ho messe nel carrellino per la collaborazione, erano al 70%, cioè, quindi le ho pagate, non le ho pagate, mi sono state calcolate per la collaborazione al 30%. Ok, quindi come vedete, a balone, a balone, a balone, a balone, perle, acciaio, poi abbiamo qualcosina in resina, e poi per ultimo, questo qui, che è un nì, nel senso che non mi convince molto, ma più che altro per la finitura dei rivolini. Allora, questo è un kit composto da questo, composto da, non so quanti pezzi siano, non mi ricordo, perdonatemi, poi eventualmente ve lo metterò giù se lo trovo. È un kit composto da delle basi in acciaio e dei rivolini piccoli, degli chaton,
che poi vanno incollati sulle basi, quindi in realtà sono dei perni per gli orecchini e diciamo e poi ci sono anche i gommini, quindi è un kit proprio completo e diciamo che forse io mi aspettavo qualcosa di diverso, c'è anche lo scotch, aspettate che lo tolgo, ma più che altro forse perché io poi sono abituata a determinati rivoli e quindi chaton e quindi questi mi facevano. Sono un nì, per carità, voglio dire, si possono utilizzare tranquillamente, però rispetto ad altri sicuramente non sono stupendi, cioè perlomeno io ce ne sono alcuni più belli, altri un pochino, ecco qua, ve li mostro proprio quindi alcuni sono molto belli, altri meno per lucentezza e finitura, quindi diciamo che sono comunque contenta perché ci sono tantissimi perni in acciaio e sicuramente li potrò utilizzare, insomma, per qualcosa con le perline, al soutache, però, insomma, va fatta una selezione. Poi quelli in finitura B, lo sapete, sono sempre un po' così. Ci sono, vediamo, ora li apriamo tutti. Sono colori misti, ecco, ho fatto il danno, va bene. Ora c'è anche la colla dello scotch, vi mostro i vari colori, poi può darsi anche che lucidandoli, insomma, un pochino pulendoli, però, insomma, così. Questi sono predominanza di rosa, verdino, questo colore un po' così, che non sono colori, vedete, questo è danneggiato, quindi questo per me è un nì. Poi, ovviamente, il prezzo della box è di 7 euro. Considerando che ci sono tanti tanti perni in acciaio, forse non è, e ci sono anche i gommini che ora vi mostro. Andiamo a guardare tutti. Oh, aspettate, sto facendo un disastro. Allora, questi sono i gommini, ecco, continua a volare. Questi sono tutti i gommini. Dovrò togliere tutto lo scotch. Sto facendo un disastro. Aspettate. Apriamo questo, stacco un attimo. Oh, scusatemi, dovevo necessariamente staccare perché avevo scotch dappertutto. Allora, ho aperto ovviamente i cassettini che contenevano le basi e ovviamente le basi, allora vedete, ce ne sono di due tipi, quelle in oro che sono bombate e queste invece color argento, c'è indicato che è acciaio, quindi presuppongo che sia acciaio. Ho contato la scatolina dove ci sono gli chaton e ogni scatolina ci sono all'incirca 50 pezzi. Poi, vabbè, sul sito andrete a vedere se siete interessati. E a onor del vero vi mostro anche l'altro scatolino che ho aperto con gli altri colori, che sono questi qua. Alcuni sempre sull'azzurro. Vabbè, c'è una predominanza di fucsia, azzurro, verdino e questi colori qua. Diciamo che se si devono fare mercatini e insomma si vogliono, insomma, si vuole far banco, possono ritornare utili. Io sicuramente, sono sincera, utilizzerò i chaton che ho, probabilmente non questi, anche se in qualche occasione, per qualche bijou più economico, si possono tranquillamente utilizzare. Però, a onor del vero, vi dico com'è la cosa. Alcuni sono più carini, alcuni meno, alcuni più danneggiati, però rispetto a quelli in resina sicuramente meglio. Quindi niente, questo era l'ultimo prodottino, diciamo che l'ho messo per ultimo proprio perché era quello che mi soddisfaceva di meno tra tutte le cosettine, insomma, che ho scelto e niente. Sono veramente soddisfatta di tutto, anche di questo, voglio dire, alla fine se mi ritrovo 50 coppie di perni, 40 coppie di perni in acciaio e poi ci metto i miei chaton e i miei rivoli, per quello, insomma, il prezzo a cui lo rivendono, secondo me comunque è un buon prezzo. Se dovessi riprenderlo, mi basta questo, prendere direttamente sui perni. Però può darsi che è capitato a me un pacchetto, insomma, così. Poi chi l'ha preso potrà ovviamente farmi sapere e commentare, perché poi bisogna sempre condividere.
E niente, ringrazio la Bid Park per insomma l'abalone stupendo che mi ha inviato, nonché i vari stampi. E vi lascio giù, giù i vari link di tutti i prodottini. E niente, ragazze, come sempre, buona creatività. Ci vediamo nei prossimi giorni per qualche tutorial. Ciao!